Il consigliere comunale Spataro stamani alla mensa della solidarietà per portare non solo dei viveri ma per lanciare anche un messaggio. Guardi, io ritengo che il ruolo del consigliere comunale è anche e soprattutto un ruolo sociale e bisogna premiare quelle associazioni no profit che ad Agrigento incitano contro il fenomeno della povertà. Io da mesi ho intrapreso un rapporto di tipo amministrativo con la comunità missionaria Porta Aperta e quindi anche con la mensa della solidarietà e oggi ho voluto ufficializzare questo mio percorso anche attraverso la donazione di alcuni viveri richiesti espressamente da Suor Maria Grazia Pillitteri affinché si possa garantire il servizio mensa da qui ad un breve periodo. Ovviamente il mio è un contributo minimo e sono qui e soprattutto per sensibilizzare tutti gli altri consiglieri, amministratori e tutti coloro che percepiscono gli emolumenti dei pubblici affinché diano la loro mano nell'attività svolta dalla comunità Porta Aperta. Ovviamente nei limiti del possibile, però una mano di tutti ovviamente avrà un rilievo di grandi dimensioni. Oggi ad esempio per quante persone cucinerete? Il discorso delle persone qui è molto fluttuante. Noi si parte da cucinare per 100, ma potrebbero venirne 200 e quel 100 dovremmo moltiplicarlo per 200, per cui è accetto e è gradito. Qualsiasi gesto di generosità, qualsiasi gesto di affetto e di amore che nasce da un cuore rinnovato, nasce da un cuore cristiano e che vuole veramente fare della propria vita un dono per chi è nel bisogno. Il gesto del consigliere è un gesto straordinariamente bello, poteva tranquillamente dai suoi gettoni di presenza farne un uso più consono a quelli che erano i suoi bisogni. Ha pensato praticamente che c'erano delle persone che avevano di bisogno e ha detto non so che farmi del gettone, lo devolvo per la mensa. È chiaro che per noi mi ha commosso quando è venuto, lo conosco ormai da tanto tempo, abbiamo avuto la possibilità di camminare insieme per tante attività un po', e anche specialmente per un'attività che ci sta molto al cuore e che speriamo possa arrivare ad un porto positivo.